Mi presento, di mestiere faccio la digital strategist e sono freelance. Dopo aver lavorato molto tempo in agenzia, ho pensato che le persone andavano più veloci dell'agenzia, dell'organizzazione, e che quindi il rischio fosse che un'organizzazione facesse un po' fatica a capire che cosa stava succedendo nel mondo, in particolare nel mondo digitale. Ed è il motivo per cui a un certo punto ho deciso che era il caso di andare a vedere che cosa succedeva fuori da sola. Faccio la digital strategist in tre modi: mi occupo di consulenza, quindi stando vicino alle aziende direttamente, mi occupo tanto di formazione e anche di ricerche di mercato. Perché? Perché la ricerca comunque è alla base della mia formazione, ma è anche alla base della strategia. Credo che comunque tutta una buona strategia non possa esistere senza un buon momento, una buona fase di ricerca. In particolare mi occupo di ricerche che riguardano ovviamente il digitale, che riguardano anche le metodologie proprio di ricerca sul digitale, che come sappiamo devono essere un pochino diverse, un po' più elastiche di quelle delle ricerche tradizionali. Ho pubblicato anche un libro che si intitola Strategia Digitale, il manuale per comunicare in modo efficace su internet e social media insieme a Roberto Venturini, e poi ho un blog che si intitola giulianalavita.com. Vi parlerò di alcune considerazioni che ho fatto sull'e-commerce in generale. Ovviamente nella mia attività mi capita di occuparmi anche di e-commerce, anche se l'e-commerce non è l'oggetto principale della mia attività. Tuttavia, l'e-commerce ha delle particolarità rispetto a qualunque altro oggetto digitale. La principale particolarità è quella di essere un punto in cui si incontrano tanti momenti potenzialmente interessanti per una persona che poi diventerà consumatore. Quindi l'ho definito super touch point, dopo vedremo che cosa questo significa. Vi parlerò anche di come possiamo approfittare di questa particolarità appunto dell'e-commerce per farne appunto un momento, per sfruttare la sua capacità di essere un momento di incontro speciale con le persone. Iniziamo da una considerazione: tutti noi inciampiamo nei brand in modi molto diversi. Questo oggetto penso che sia nelle case di molti di voi. O comunque insomma sapete cos'è, l'avete incontrato qualche volta, ed è se dovessimo attribuirlo ad un canale, lo attribuiremmo sicuramente, non lo so, lo attribuiremmo probabilmente al BTL. È possibile, perché comunque è materiale informativo, lo troviamo sul punto vendita, forse. Tuttavia, nello stesso brand possiamo inciampare in un modo completamente diverso. Per esempio, se stiamo cercando un hotel a Almult, spero si pronunci così, non ne ho idea. Fatto sta che IKEA è anche una catena di hotel. In realtà ci sono due modi con cui IKEA è entrata nel mondo degli hotel, ed uno è attraverso gli IKEA Hotel, che sono effettivamente degli hotel a marchio IKEA e che contengono dentro mobili IKEA. E un altro modo invece è attraverso un'altra catena che sta uscendo, credo, in questo periodo e che quindi non si chiama IKEA Hotel, però ancora una volta ci ripropone il brand in un altro modo. Quindi questa volta io ho incontrato il brand su TripAdvisor, cioè dove non me lo sarei mai aspettato. Se dovessi attribuire un canale a questo modo qui, probabilmente lo attribuirei al canale digitale. Dall'altra parte, difficilmente chi si occupa del canale digitale all'interno dell'agenzia che ha pensato la comunicazione digitale di IKEA, difficilmente ha pensato a questo contesto particolare nel quale inserire il brand. Quando comunichiamo per canale, lo sappiamo, lo sanno tutti coloro che tra di voi lavorano in agenzia o in azienda, soprattutto nelle agenzie a 360 gradi, cioè quelli che si occupano praticamente di tutto. Cosa succede? Che abbiamo una divisione molto netta tra ATL, BTL e Digital, che sono i tre canali principali. All'interno possiamo avere poi delle suddivisioni, però di base abbiamo le tre scatole.
in cui si sviluppa la comunicazione. Sappiamo bene che queste tre scatole non sono completamente autonome, sappiamo che comunicano tra di loro, sappiamo anche che, soprattutto, ripeto, nelle agenzie molto grandi, quelle che fanno tutta la comunicazione di un brand, molto spesso chi guida è l'ATL e poi dopo il resto segue un pochettino. Allora, questa visualizzazione è una visualizzazione che risponde molto all'organizzazione dell'azienda o dell'agenzia, ma che risponde poco alle esigenze poi della creazione della reale strategia di comunicazione. Perché basta in realtà mettere i tre canali su tre fascioni e automaticamente diventa molto più facile lavorare insieme, se non altro perché non abbiamo più qualcuno che deve guidare per forza, ma possiamo andare a procedere in parallelo più o meno su tutte e tre le cose. Naturalmente, ripeto, questa suddivisione è una suddivisione abbastanza non naturale, perché non è in un'ottica di perché comunque richiede di essere interpretata in ottica di integrazione. Che cosa intendiamo per integrazione? Noi sappiamo che il brand che arriva sul mercato si comunica attraverso vari segni, varie modalità, e quindi anche attraverso vari canali. Il punto è che la necessità è che tutti questi canali non raccontino tanto la stessa storia, quanto consentano alle persone di ricostruire la stessa storia attorno al brand, cioè consentano alle persone di attribuire un'identità, una personalità al brand e di poter lavorare su quella personalità e su quell'identità. Questa cosa spesso succede, altre volte non succede. L'ideale ovviamente sarebbe un approccio neutrale alla comunicazione, cioè un approccio nel quale pensiamo al concetto e poi sviluppiamo questo concetto in maniera naturale attraverso i vari canali. Quindi, come dire, non preoccupandoci prima del fatto che stiamo facendo ATL, BTL o digital, ma preoccupandoci semplicemente di quello che vogliamo dire. Questo naturalmente è più facile da dire che da fare, e che le persone non vivono sui canali, e cioè noi pensiamo l'ATL e ci facciamo il nostro film, e ci facciamo anche il nostro film di come le persone, una volta recepito quello che noi gli stiamo proponendo in pubblicità, poi possano approfondire attraverso tutta l'area del BTL e poi vadano ancora ad approfondire, a fare delle azioni attraverso il digital, ma la verità è che le persone non hanno questa linearità. Non esiste un modo con cui le persone incontrano un canale e poi attraversano quello che questo canale gli sta raccontando di un brand, per poi passare a quello successivo, per poi passare ancora a quello successivo. Le persone saltano. Quindi in realtà abbiamo un modo completamente diverso noi di recepire le cose. Qual è questo modo? Il fatto è che noi non siamo su un canale, non recepiamo per canale, ragioniamo per touch point, cioè per tutte le occasioni che abbiamo di entrare in contatto con un brand. In un tempo e in uno spazio preciso. E questo succede indipendentemente dal canale. Sono occasioni le cose più varie. In questo momento io sto entrando in contatto con il brand di questo oggetto, di questa chiavetta, con il brand di questo PC, e così via. Sto entrando in contatto con una serie di brand in un modo che io registro comunque, e comunque entrano a far parte della mia esperienza, perché entrano a far parte della mia esperienza dei vari brand che sto incontrando. Ma in questo momento non c'è nessun canale di comunicazione attivo nei miei confronti rispetto a questi brand. Che cosa significa questo? Significa che in realtà noi leggiamo tutta la realtà come un testo unico, all'interno del quale poi possiamo distinguere dei piccoli testi che provengono da fonti diverse. Ho usato questa immagine perché mi aveva colpito molto l'etichetta di questo vino che racconta il vino in un modo diverso dal linguaggio con cui siamo abituati a sentirci parlare di vino. Qui parliamo di sentore nervoso e preciso, di libertà e di estate, gioventù che trabocca, energia che rifiuta le gabbie, eccetera. C'è una storia su questa etichetta ed è una storia che non segue
Intanto non segue i canali tradizionali perché non è quello che andiamo di solito a raccontare su una bottiglia. Non segue neanche, in verità, i codici tradizionali che segue il vino. Cioè, il vino normalmente, se c'è qualche sommelier tra di voi, lo saprete, ma anche senza essere sommelier, sappiamo benissimo che, come dire, parliamo più di le note di fieno e quant'altro e di frutti secchi, di frutti rossi. Quindi parliamo di un'altra cosa, parliamo anche di un codice un po' diverso. Quindi in un ambiente così in cui noi, in un mondo così in cui noi entriamo in contatto con le cose e con i brand attraverso questi spezzoni, questi testi piccolini, dobbiamo uscire dalla logica del canale e cominciare a ragionare in una logica di ambienti, ambienti in cui queste parti di contenuto vivono, diventano qualcosa di pieno di senso e quindi poi vengono lette. Ma ancora una volta vengono lette in un insieme unico. Ho provato a fare un elenco a un certo punto, mi serviva per il libro e ho provato a mettere giù un elenco di touch point, quindi di occasioni di contatto. Inevitabilmente sono dovuta partire da offline e online per avere un minimo di suddivisione. Poi all'interno di questi ne ho trovati una serie, media, in-store, eventi, sponsorizzazioni, unconventional. Sono assolutamente convinta che non sia esaustivo, perché ad esempio questo elenco qui non contempla l'etichetta di prima, non contempla l'oggetto che ho qui in questo momento e così via. Quindi comunque le occasioni sono sicuramente molte di più, però sono quelle che ognuno di noi nel momento in cui si approccia ad un brand dovrebbe considerare se non altro come delle possibilità. Può succedere che si incontri il brand in una serie di situazioni particolari. Questo è un tentativo, ma il fatto è che questa installazione, invece che è fatta di panni stesi, in realtà rende molto meglio l'idea, perché è proprio come se noi fossimo immersi in una grande storia che poi è fatta di frammenti di storie. Quindi tutti noi viviamo una storia che è diversa da quella che vivono tutte le altre persone attorno a noi, perché tutti noi prendiamo dei frammenti, dei pezzi di storie che provengono dal mondo che sono diversi da tutti gli altri. Ed è il motivo per cui non possiamo parlare in termini di target, ma dobbiamo un po' cambiare il nostro punto di vista, insomma, non ha più tanto senso. Sul digitale è assolutamente fuori da ogni possibilità. L'intervento di stamattina di Marco Loguercio, che credo sia qui da qualche parte, mi ha fatto molto piacere perché comunque in realtà mi ha lanciato due cose importanti. Uno, che è ragionare in termini di personas ci consente effettivamente di ottenere delle informazioni reali su come poi le persone raccoglieranno il nostro messaggio, e diversamente dal target che appunto non esiste. E dall'altra parte ha parlato di contenuti, e adesso andremo a vedere appunto questo pezzo. Come facciamo noi ad attribuire un senso alla comunicazione? Le varianti, abbiamo detto, sono tante, perché ciascuno di noi vive ciascun frammento di storia con il quale entra in contatto in modo diverso, a seconda della sua storia, quindi a seconda dei valori che lui stesso riesce a metterci dentro, riesce, vuole, può metterci dentro. Quindi la nostra, a questo punto, come fa il brand a parlare con noi? Deve incrociare la nostra vita in qualche momento e fare in modo che questo momento sia un momento significativo, significativo al punto da poterci portare a considerarlo una piattaforma di azione, quindi a comprare. Quindi, in sintesi, cosa succede? Che per comunicare a un brand non facciamo altro che seminiamo dei frammenti di storia nella vita del consumatore, e naturalmente, se riusciamo a raccontare una storia, tutto questo diventa molto più semplice.
Un esperimento molto bello, perché lavorava molto a cavallo, diciamo, della metafora del racconto della storia, era questo di Subway, che per un periodo ha aperto una libreria digitale nella metropolitana. Non so se a qualcuno di voi è capitato. In pratica Subway per un periodo ha lavorato mettendo in metropolitana dei librini fisici, ciascuno dei quali era un libretto fatto da scrittori di solito emergenti. E la cosa carina era che ti diceva anche quante fermate durava e così via. Dopo, dai librettini fisici, a un certo punto, per un periodo invece, ci sono stati questi librettini, che sono ebook, da scaricare con un QR code. Questo è un momento in cui effettivamente, si riempie di senso, l'incontro con questo brand. Perché questo brand addirittura ti passa il tuo prodotto in maniera così diretta, in maniera non mediata, ecco. E allora, vi dicevo all'inizio, riflettendo, è emersa questa idea dell'e-commerce come super touch point. Perché? Perché all'interno di un e-commerce io ho un sacco di opportunità di incontro con il brand. Ovviamente ho il prodotto. E quello comunque è il primo grande incontro. Però poi ho tutto un mondo di immagini, di situazioni, anche perché no, l'email è un momento importantissimo dell'e-commerce. Da come è fatto un'email io posso cambiare totalmente il mio atteggiamento verso un brand. Ci sono alcuni brand che lavorano benissimo in questo senso. Quindi è proprio un momento in cui si concentrano tantissimi pezzi, tantissimi frammenti di storia che, se riusciamo a rendere significativi, ci permettono di superare quel grande problema che avevamo dei tre pezzi. Perché? Perché alla fine l'e-commerce per funzionare deve essere attrattivo come l'ATL, quindi deve funzionare come la pubblicità, deve avere la stessa efficacia di uno spot, deve proporre approfondimento come il BTL, quindi mi deve consentire di ottenere informazione come tutta la comunicazione video on the line, dovrebbe farlo almeno, e mi deve consentire una piena interazione così come fa il digital. Quindi, alla fine, all'interno di un solo oggetto, devo trovare tante cose insieme. Invece succede una cosa un pochino diversa. Succede che in generale l'e-commerce soffre un po', perché è molto, sempre, molto direzionato verso la transazione e molto poco sulla relazione. E quindi parliamo molto più di applicazioni di funzionalità che non di storytelling. E questo è un peccato, perché significa proprio perdersi l'opportunità di sfruttare questa sua capacità di essere un super touch point. Che cosa fa di solito un e-commerce? Fa informazione, nel senso che informazione significa trasmettere un messaggio attraverso un canale da un emittente a un ricevente, lo sappiamo tutti, ed è più o meno quello che fa Ticket One. L'ho usato così come esempio, ho usato questo, avrei potuto usarne tantissimi altri. Ticket One fa il suo mestiere e lo fa benissimo, ci dice che cosa c'è, quali sono gli eventi, ci fa comprare i biglietti, fine, non fa altro. Ed è corretto così, questa però non è comunicazione, questa è veramente solo informazione che è finalizzata ad arrivare poi ad una transazione, il momento in cui io mi compro il biglietto del concerto di David Guetta. Oppure posso fare comunicazione. Comunicazione è un'altra cosa, perché significa mettere in comune, significa far partecipe. Quindi abbiamo un emittente che codifica, un ricevente che decodifica e quindi dobbiamo avere proprio un punto di incontro, un momento in cui c'è coscienza di entrambi di far parte di un qualche tipo di interazione e deve esistere l'interazione, altrimenti non vado da nessuna parte. E allora riprendo il concerto di David Guetta e se vado sul sito di David Guetta, qui lui mi sta facendo effettivamente comunicazione, perché mi sta raccontando le sue date, però nello stesso tempo mi sta portando anche nel territorio in cui sta facendo tutto questo, e questo mi dà una possibilità di interagire con quello che succede con le sue date,
che va oltre quello che faceva Ticket One. C'è un ulteriore livello che è quello della narrazione, che è il momento in cui esponiamo un racconto, quindi questo atto del narrare che possiamo rappresentare in tante forme. L'importante è che però queste forme connettano in ogni momento il pensiero con la cultura. Questa narrazione è praticamente lo storytelling. Allora che cosa succede? Succede che tornando sempre al solito sito, noi troviamo una storia che succede in diretta, perché comunque attraverso i tweet, che scorrono, noi abbiamo una percezione molto forte di quello che sta succedendo e abbiamo una storia, quindi non c'è più soltanto una comunicazione in cui devo decodificare un messaggio più o meno sintetico, ma posso proprio entrare in qualcosa che sta succedendo. Nel mondo dell'e-commerce, appunto, lo storytelling è tagliato fuori. Ovviamente ci sono alcune eccezioni. Io ne ho scelta qualcuna che ho trovato che funzionasse particolarmente. H&M ha un catalogo che non è un catalogo normale, nel cui spiattella semplicemente i prodotti per categoria, come siamo abituati a vedere, ma ti dà anche la possibilità di fare delle scelte per percorso, quindi acquistare per concetto, acquistare per stile. Poi quello che c'è dietro o sotto, l'idea di concetto, l'idea che stile, di stile è ancora un po' discutibile, però intanto lo sforzo è assolutamente apprezzabile, perché fondamentalmente quello che fa è consentire alle persone di interpretare il brand secondo i propri valori, quindi prendere quei pezzetti, quei frammenti di storia e inserirli nella propria storia, interpretarli in una maniera corretta da quel punto di vista. E quindi il brand diventa un facilitatore dell'esperienza dello shopping. Non ti sta guidando, ti sta dando una serie di opportunità, che sono le opportunità che hai nel momento in cui vai a fare shopping, perché nel momento in cui tu ti ritrovi in una strada del centro, fai esattamente questo, interpreti a seconda una qualche categoria che non è necessariamente una categoria che funziona come un catalogo. Un altro e-commerce che mi piace molto è Buruburu. Buruburu, che invece utilizza un linguaggio molto umano, perché va proprio a raccontare le diverse possibilità, i diversi percorsi, senza farne appunto dei percorsi, ma facendone delle esperienze in sé, e in questo modo privilegia molto il momento della relazione, perché comunque interpreta, dà degli spunti per interpretare alcuni momenti di scelta di quello che succede. Oltretutto sono molto attivi dal punto di vista proprio dell'assistenza, e quindi il contatto è molto incoraggiato all'interno di questo e-commerce. Un altro modo appunto di raccontare una storia che raggiunge degli altri, che persegue degli altri obiettivi, ma non per questo meno valido. Warby Parker, non so se qualcuno di voi lo conosce. Warby Parker ha una storia in realtà che è una storia di sostenibilità, che è una storia di responsabilità sociale, ed è conosciuto soprattutto per quello. Dal punto di vista dell'e-commerce, invece, fa delle cose molto divertenti, tipo darti 5 paia di occhiali gratuitamente per alcuni giorni, tu te li provi, vedi come stai con quelli, quando hai trovato quello con cui effettivamente ti senti bene, lo compri. Quindi tutte queste cose sono raccontate sul sito. Effettivamente è un e-commerce molto molto bello. E cosa fa? Ricostruisce quindi l'esperienza offline, dissemina di storie il sito, ne trovate tante di storie poi all'interno di questo sito. E quindi in questo modo Warby Parker prende tutti i suoi valori e li rende poi interpretabili da parte delle persone. Ultimo esempio che mi sembrava carino portare è quello dell'artigiano in fiera, Artimondo, che è questa piattaforma nella quale sono presenti tutti gli artigiani che poi si presentano all'artigiano in fiera, quindi in fiera, e che è riuscita a realizzare il miracolo di portare una fiera online in maniera che poi la fiera sia riconoscibile. E quindi diventa tutto
tutti i negozi sono dei negozi poi che si basano proprio sul racconto, sulla costruzione del contesto. Quindi, come deve essere un touch point, e a maggior ragione quindi un super touch point come l'e-commerce? Deve essere evidentemente appropriato quindi al contesto della cultura, perché abbiamo detto che parliamo di mettere insieme pensiero e cultura nel momento in cui stiamo narrando. Deve essere rilevante, quindi deve essere utile, deve essere una cosa che effettivamente aggiunge qualcosa, modifica qualcosa nella mia esistenza. Deve essere significativo proprio in termini di importanza, in termini di proposta, e accattivante, ovviamente, poi capace di connettere i vari momenti dell'esperienza. Non l'ho detto io, l'ha detto il signor Chris Risman. Ricordiamoci anche che internet non è un media, è un ambiente, è una cosa diversa. Internet è il posto in cui le persone si incontrano, in cui le persone parlano tra di loro, in cui si guardano insieme MasterChef anche se sanno già chi ha vinto, in cui si fa business, si creano aziende, si disfano società. Quindi è una cosa molto diversa. E ricordiamoci anche che internet ha alcuni principi dai quali non possiamo prescindere anche se facciamo e-commerce. Il primo è quello che è il più brutto da dire in una situazione di e-commerce, ed è la parola dono. Internet nasce in un contesto di economia del dono. Io dono il mio tempo nel momento in cui scrivo qualcosa che può essere interessante per le altre persone. Internet è basata sulla condivisione, quindi è di questo che stiamo parlando. Allora, se io posso perdere del tempo, donare del tempo alle persone che vengono a leggere il mio blog in maniera gratuita, perché mai una piattaforma di e-commerce non dovrebbe donarmi il suo tempo creandomi una scheda prodotto un po' più incoraggiante di quella che crea normalmente, oppure creandomi un po' di contesto, oppure pensando proprio al tipo di contesto che può creare. La seconda parola chiave è l'attenzione. Tutte le volte che noi veniamo scelti, in realtà vinciamo proprio sul mercato dell'attenzione, noi vinciamo l'attenzione delle persone che vengono da noi. Quindi è importantissimo che siamo in grado di farne buon uso e questa attenzione poi ricambiarla. L'attenzione che ci danno le persone nel momento in cui vengono a trovarci e decidono di scegliere noi piuttosto che un altro, è la stessa attenzione che dobbiamo poi dopo restituire alle persone nel momento in cui, per esempio, gli mandiamo un'email, nel momento in cui creiamo qualcosa. Questo sarà fondamentale per creare la nostra reputazione, alla fine la moneta di scambio è questo. Tutto questo sta in piedi purché ci sia rilevanza, e quindi purché effettivamente noi siamo importanti per chi ci legge, se effettivamente aggiungiamo qualcosa alla loro vita. Quindi, ricapitolando, le persone recepiscono la comunicazione non attraverso un canale, ma attraverso dei tempi e modi precisi, entrando in contatto direttamente con il messaggio. Queste occasioni, appunto, sono i touch point. L'e-commerce è un super touch point perché all'interno si trovano tante occasioni di comunicazione che sono totalmente trasversali ai diversi canali, e nel momento in cui riusciamo a riempire di senso queste occasioni, possiamo ottenere un risultato molto più significativo dal punto di vista proprio della relazione con le persone che ci stanno guardando. E un modo per realizzare questa trasmissione è lo storytelling. Io sono arrivata giusta, credo, e vi ringrazio. Grazie. Se ci sono domande. Scusi, mi può utilizzare ATL, BTL, acronimo, che significa? ATL è above the line, cioè è quello che è la pubblicità, diciamo, sui media, stampa, radio, TV. BTL è il below the line, cioè tutta la pubblicità, la pubblicità diretta, quindi non so, il mailing che le arriva a casa. Nel BTL c'è anche tutto quello che riguarda il punto di vendita e così via. E il BTL è tutto quello che riguarda la pubblicità diretta, cioè il mailing, ad esempio, non so, quando le arrivano le
i cataloghi in casa, o ecco, tutta quella parte lì è una parte che riguarda il Catalogo fisico, BTL non catalogo fisico, telematico. fisico. Parliamo di cartaceo e di quello che Cartaceo. c'è sul punto vendita anche. Le brochure, i dépliant, tutta questa parte qui è BTL. Invece poi invece il E poi il digitale è digitale, tutto perché quello che diciamo invece è viaggia su, quindi e nel su. marketing, Sì. sito, sul web, grazie. Bene. Grazie. Grazie.